di anziani. E questo io ovviamente lo devo dire Allora, apertamente io sono perché la d'accordissimo situazione con lei, le dell'emergenza regole vanno abitativa. rispettate, trovo che questo caso che noi abbiamo voluto raccontare abbia dentro una particolare drammaticità e credo che anche le cose che questi due signori non fanno, non le fanno perché sono in una situazione di grande difficoltà esistenziale. Quindi No, mi capisco rendo benissimo il conto, suo noi punto di vista, continueremo, ma guardi, credo che. Benissimo, lei si impegna anche noi l'impegno che con la mi nostra prendo è quello trasmissione, proveremo a dargli una mano e a di seguirli. continuare assolutamente, assolutamente. Questo è un impegno che mi posso prendere, di continuare a prendere contatti, come abbiamo già fatto con la nuora, affinché si possa iniziare un percorso che però deve rientrare nella piena legalità e legittimità, esattamente come tante altre famiglie che si trovano in situazioni ancora più disagiate delle loro. Quando sarà poi il momento di una graduatoria, noi naturalmente non ci tireremo indietro. Tenga presente che negli ultimi 2 anni noi abbiamo assegnato l'equivalente delle case del quinquennio della precedente amministrazione, quindi noi su questo stiamo facendo un grossissimo lavoro e crediamo fermamente nel diritto alla casa e su questo stiamo spendendo Benissimo, Garini, io la tantissime energie. ringrazio molto.